Allora, riprendiamo un po' i discorsi relativi anche alla tanta burocrazia, ma anche alla tassa di soggiorno. Dobbiamo completare un attimo il discorso. Quindi un dialogo, ecco, molti della vostra categoria, dell'associazione, non tanto albergatori, comunque degli appartenenti, coloro che hanno degli alberghi, strutture, tutto quello che si occupa di turismo, lamentano una difficoltà di dialogo con le istituzioni, con le amministrazioni. Guardi, noi con questa amministrazione, ripeto, avevamo buoni rapporti con i singoli assessori, pessimi con il sindaco, pur nel rispetto reciproco, evidentemente. Una delle cose che più ci ha lasciato con l'amaro in bocca è proprio il fatto che la tassa di soggiorno, al di là di come era gestita, con dell'eccessiva burocrazia, via dicendo, però il gettito, che a Venezia è circa di 24 milioni di euro, doveva essere gestito proprio per sviluppare e promuovere il turismo in città, migliorare l'accoglienza. In realtà, al di là di alcuni finanziamenti che sono stati fatti alle aziende di trasporto pubblico e così, quella dell'asporto rifiuti e via dicendo, molte di queste spese erano francamente risibili, come quella ad esempio in cui si sono finanziate alcune spese di carattere burocratico-amministrativo del comune. Noi avevamo fatto anche una proposta sui giornali di mediazione dicendo: tenetevi pure le 70-80% della tassa di soggiorno, spendetelo come volete, ma almeno un 20%. Mi ricordo questa qua del famoso 20% Utilizziamolo per che si migliorare la chiedevano. qualità dell'accoglienza al turismo, per creare degli welcome desk agli ingressi della città. Vediamo di far sì che il turista possa trovare un servizio di accoglienza con persone che sappiano più lingue. Insomma, vediamo di dare la possibilità al turista di avere una visione migliore, un biglietto da visita migliore all'ingresso in città. E poi l'altra cosa, avevamo detto anche, bisogna risarcire i veneziani anche della monocultura turistica. Non nascondiamoci dietro un dito, il turismo porta anche dei problemi, c'è la gente che non riesce a salire nei vaporetti, la gente Sì, che nella trova vita ordinaria la delle vita persone. ordinaria. Allora, la gente, il cittadino veneziano ha bisogno di percepire che vi è un ritorno da questo turismo. Ci sono tanti aspetti negativi, ma sono quelli positivi. Una proposta che avevo fatto era quella: posto che la spesa burocratica amministrativa del comune tratta dalla tassa di soggiorno da circa 300.000 euro, questi 300.000 euro invece di utilizzarli per spese burocratiche amministrative, utilizziamolo per restaurare la vetrata del Vivarini in una chiesa veneziana che stava cadendo a pezzi. C'era un appello proprio in quei giorni di un parroco veneziano che spiegava che quella vetrata del Vivarini stava crollando e necessitavano 300.000 euro e non si trovavano i 300.000 euro. Utilizziamo la tassa di soggiorno e poi diciamo i turisti con il loro contributo hanno restaurato una chiesa di Venezia. Senti, Sarebbe sì. stata una bella operazione di immagine. Silenzio assoluto, perché la politica adottata poi da questo sindaco rispetto alle proposte anche che noi facevamo era quella del silenzio. Ecco, io spero che per il futuro le cose cambino. Nel senso che da questa nuova amministrazione che giungerà, se ci sarà, quando ci sarà, noi quello che chiederemo sarà proprio un diverso modo di rapportarsi nei confronti del mondo di turismo e di chi lo rappresenta, dove alcune cose si gestiscano finalmente insieme. Qui non si tratta di sapere più qualcuno di qualcun altro e via dicendo, qui si tratta di mettere a frutto l'esperienza anche degli operatori, di coloro che con i Che è turisti ci quello che dicono lavorano. tutti, che poi alla fine ci si trova invece davanti a un muro di gomma, no? E, Esatto. ma perché poi tendenzialmente, siccome poi sono vertici politici che sono coinvolti in questo, perché è inutile negarlo, poi sotto ci sarà, no? Speriamo che non ci sia niente, però chissà cosa c'è. Ma perché poi la politica dice no, io non c'entro, io come PD non c'entro, io come PD, cioè, se ne vuole quasi lavare le mani dando tutta la responsabilità, quando in fin dei conti poi un aspetto politico, qua parliamo di finanziamenti di campagne Sì, elettorali, certo, c'è. bisogna vedere chi ha ricevuto, ma questo lo lasciamo ai magistrati, Ma le assolutamente, là responsabilità. è È ovvio. chiaro che chi dice queste cose è probabilmente una persona che è pulita, una persona che dice: ma perché devo essere coinvolto io in qualcosa che hanno fatto altri? E hanno tutta la mia umana solidarietà, mi mettono nei loro panni, oggettivamente hanno anche ragione a reclamare l'estraneità di un partito o di vari partiti, non c'era soltanto evidentemente il PD coinvolto in questa No, no, cosa. infatti c'era l'uno, l'altro, però tutti, da un lato, quando ci sono i meriti a riconoscere, a portarli a sé, quando ci sono delle problematiche, fate una, come dicevo, fate un'epurazione, fate veramente un'analisi No, fate interna, un tanto, rinnovamento, un ecco, questo rinnovamento, rinnovamento che non esatto. significa
eliminare tutta la classe politica precedente, è evidente che, ma innestare all'interno di nuovi personaggi, gente nuova, gente che non abbia neanche un passato e che guardi al futuro. Ripeto, è l'operazione che ha fatto Renzi con un grandissimo successo, per cui non si tratta di fare qualcosa di nuovo. Io penso che Renzi su questo non starà zitto. Venezia è una piazza troppo importante per lasciare che Esatto. le decisioni poi vengano prese solo a livello Bravissimo. locale. Piazze importanti, piazza importantissima Venezia, piazza importantissima Milano. A livello internazionale forse non è con maggiore quella di Milano con l'Expo dove No, ci no, giochiamo il guardi, tutto del tutto o no? guardi, guardi, Perché? io sono stato su fino alle 2 di notte per fare la rassegna stampa estera perché Infatti temevo quello un che. ritorno d'immagine negativo per la città. Non pensavo così negativo. Infatti volevo chiederle che cosa. La prima pagina di Reforma a Città del Messico, il New York Times, il Times di Londra, El País, Le Monde, addirittura il giornale di Ottawa e addirittura il Times di Cape Town in Sudafrica, in India, tutti in prima, in seconda o in terza pagina al massimo, riportavano tutti la medesima foto del sindaco di Venezia e poi sotto il sindaco di Venezia arrestato per corruzione. Che Addirittura, poi, quindi sì, che questa. poi non è vero, non è vero perché in realtà l'imputazione del nostro sindaco è molto inferiore rispetto a quella Ah, che però è stata presentata in questi però è termini. stata presentata in questo termine, quindi Quindi un eco maggiore che al di non. fatto là del danno d'immagine, io sono solidale con lui sotto questo aspetto riguardo al nostro sindaco perché sono state imputate delle cose che in realtà sui giornali internazionali che non ha commesso perché lui ha una imputazione che è diversa e che mi auguro non sia vera tra le altre cose, mi auguro vivamente non sia vera. Ricordiamoci della presunzione di innocenza. Ma detto questo, il danno d'immagine per la città è stato terribile. È stato disastroso. Dobbiamo renderci conto che qualsiasi cosa succeda a Venezia, anche lo sbatter d'ali, di un fringuello, va a finire sulle pagine dei giornali internazionali, perché Venezia è una grande capitale. Il sindaco di Venezia può paragonare se stesso col sindaco di New York, col sindaco di Londra, col sindaco di Parigi, col sindaco di Quindi. Madrid, di Berlino e di poche altre capitali al mondo. Noi siamo ancora una delle grandi capitali mondiali. Siamo una delle grandi capitali mondiali della cultura, ad esempio. E questo Infatti. ha una risonanza mediatica incredibile. Quindi più Per dell'Expo di Milano, di cui, con quello. grande dispiacere personale per la persona che, ripeto, è stata etichettata con titoli che non dovevano essere pubblicati, nel senso che nel suo caso non vi è alcuna imputazione di quel genere, però chi ce ne ha rimesso oltre lui, ripeto, è la città, il nome, il buon nome della Infatti qui città. ad esempio si parla nel giornale di danno alla regione stessa, a una regione che comunque in questo momento è Ecco, stata. trovo ingeneroso forse la dichiarazione per cui è stata Venezia a far perdere i Esatto, questo mondiali. La volevo trovo chiedere di ingenerosa perché Cortina. non è vero. Chi conosce la situazione di Cortina sa che c'erano anche alcuni buchi neri nella presentazione, tali che potevano certamente far Mettere in dire di no. discussione, in dubbio Ecco, la candidatura. Cortina, la conosco bene Cortina, non perché ci vada, ma perché abbiamo ottimi rapporti con l'associazione locale. Cortina negli ultimi anni ha perso purtroppo competitività. Mi auguro che gli albergatori riescano a far sì che la città riprenda questa nome internazionale, questa fama internazionale, però negli ultimi 5-6 anni purtroppo c'è stato un downgrading, si dice in inglese, non so come definirlo Ma dovuto a che in cosa, secondo lei, italiano. essendo della categoria ma vedendolo dal di fuori, che a volte dal di fuori si riescono a vedere meglio certe problematiche per poi prevenirle all'interno del proprio ambito? Per Cortina, perché siamo praticamente una capitale Possiamo del dire turismo. promozione, possiamo dire rinnovare le strutture. Poi è facile parlare perché Cortina compete con un gigante accanto che è a Regione a Statuto Speciale, dove i finanziamenti sono a fondo perduto molto Però spesso. Cortina è Cortina, Però, attenzione, sì, però calcoli, diciamo. però competere non è semplice, capisce? Perché nel momento in cui hai una regione, magari dico una stupidaggine perché non conosco, ma che magari ti finanzia i cannoni sulle piste da sci e invece dall'altra parte te li devi pagare tu, sai, è difficile riuscire a competere No, ma è come se a un certo punto però Venezia lamentasse, ma Trieste mi sta superando perché Trieste è una regione statutaria.
molto speciale. Però vede, questo è il rischio ad esempio di Venezia. Il rischio di Venezia ad esempio è che fa scarsissima promozione. È vero, ma è verissimo questo. Vive di luce propria. Vive di luce propria. Nel momento in cui ci fosse una crisi internazionale, ad esempio una crisi negli Stati Uniti, Venezia andrebbe in crisi. Ecco, questo è uno degli aspetti anche su Cortina, secondo me, nel senso che adesso so che abbiamo un rapporto di collaborazione, però ci dicevano gli stessi albergatori cortinesi che per un certo periodo si è promosso poco la località. Ecco, questo, allora, dire che è colpa di Venezia forse è un po' ingeneroso, nel senso che ci assumiamo le nostre responsabilità, sappiamo di avere una città in questo momento il cui nome non è proprio che brilla. Ahimè, purtroppo questa cosa ci colpisce, però insomma non diamoci la colpa di tutto, voglio dire. E i turisti cosa dicono? Prego? I turisti cosa dicono? Ma i turisti penso che tutto sommato non abbiano grande percezione. Alcuni, mi raccontavano alcuni albergatori, vanno in portineria, soprattutto negli alberghi più piccoli, sa, quelle 2 o 3 stelle dove l'albergatore sta in portineria, lo riconoscono. E sa qualcosa magari. E gli chiedono, ma com'è andata, perché ho letto nel mio giornale, ma mi dica la verità, lei sa qualcosa di più e via dicendo. Però la gran parte si limita a gustare la propria e vacanza. E ultima cosa, che mancano pochi minuti, Expo di Milano. Come vi preparate? Noi abbiamo un ottimo, ecco, vede, a proposito, un ottimo responsabile del settore Expo, che è Laura Fincato, ex deputato, vicentina, ora veneziana a tutti gli effetti, persona stupenda che si è data un sacco da fare. Siamo diventati sostanzialmente una dépendance dell'Expo di Milano. Da noi ci saranno tutti i temi legati all'acqua. Noi stessi faremo un progetto promozionale. E mi piace annunciarlo, e siete i primi a cui lo dico, nel senso che all'interno, lungo un percorso che partirà dalla Riviera del Brenta per terminare al Lido e forse anche al Cavallino, tra le altre cose, come ultima tappa, faremo un percorso in cui ci saranno opere d'arte di giovani artisti, una sorta di museo diffuso, opere d'arte di giovani artisti, di paesi che partecipano all'Expo, opere d'arte tutte legate al tema dell'acqua, che è il tema veneziano. Per cui il turista potrà fare un percorso attraverso i nostri hotel, quindi sostanzialmente un percorso guidato, dove potrà vedere una serie di opere d'arte. Come vi, ma vi state promozionando o agite in modo integrato con noi? Noi agiamo in modo Expo, integrato col Comitato Expo di Venezia. Abbiamo avuto l'approvazione, ripeto, a questo progetto da Laura Fincato, ripeto, dal gruppo Expo di Venezia. Mi piace dire che è l'unico progetto legato all'arte. Che bello questo. Tutti gli altri hanno una valenza più, più pratica, diciamo così. Noi invece è l'unico tema legato all'Expo veneziana legato all'arte. Sarà un grande successo, vedrete. Ma arte dei giovani oppure comunque arte in generale? E stiamo selezionando, le opere verranno selezionate da degli artisti, adesso stiamo cominciando a organizzare, vedremo anche se puntare soprattutto sui giovani o già su artisti anche. Certo, confermati proprio per dare un po' anche. Intanto l'importante è mettere insieme il percorso, ci vogliono gli hotel disponibili ad ospitare le opere, stipulare i contratti di guardiania, perché le opere, le assicurazioni, il trasporto, insomma tutte quelle fasi organizzative che precedono. Di parlare sembra una cosa semplice, poi in realtà è abbastanza. Certamente complesso. No, non è semplice, è costoso, però è uno sforzo che gli alberghi faranno sicuramente. Proprio per dare anche la sensazione ai propri ospiti che siamo parte integrante dell'Expo. Assolutamente. Io vi auguro un buon lavoro, naturalmente, perché ce n'è adesso, certo, da fare. Io saluto la signora di prima e le dico in via ottimistica che l'Expo sarà un grandissimo traino che ci aiuterà ad uscire da questa crisi. E non crisi solo per gli alberghi, ma anche per tutti i settori connessi. Per tutti, per tutti. Anche sarà un rilancio volte del sistema Italia, della nostra immagine. E quindi speriamo che arrivino presto a termine dei lavori a Milano, intanto che pensino anche a lavorare lì, che è importante. Sì, sì, bisogna assolutamente terminare. Altrimenti facciamo anche una brutta figura. Grazie direttore, grazie di aver partecipato, grazie a voi telespettatori di averci seguito, noi ci vediamo domani, grazie.